Basta, Daniel, non ti sopporto più! Smettila di dire epico per ogni cosa! Ah, ma cosa stai dicendo? Avrò detto epico solo un paio di volte. Questo panino è epico! Questo ombrello è epico! Questo film è epico! Questo mouse! Questo cassetto! Questa luce! Questo calorifero! Questo coso! Questo pavimento! Questo sacchetto! Questo costume! Questo letto è epico! Giuro che se dici un'altra volta epico io chiudo il canale! Sarebbe... interessante. Che poi lo sai cosa vuol dire epico? Che è fico. No, letteralmente. No. Tu. Epi. Fai tu. Epico. Il genere letterario che ha per tema la celebrazione di imprese eroiche. Forse ho usato il termine un po' a sproposito. No, più leggermente. Anche perché nella nostra vita non abbiamo mai fatto niente di epico. Beh, se pensi a quella volta... Anzi, a questo silenzio qualcuno dica qualcosa. Questa è la storia di Jacopo e Daniel, due giovani pavidi che ancora non conoscevano il significato dell'eroismo. Quando nelle segrete del castello il menestrello ha cantato le nostre gesta, mi sono gasato e mi sono sentito un vero eroe medievale. Mi sembrava di essere in un manicomio, perché ho iniziato a cantare così a caso. In una terra dilaniata da secoli, dallo scontro di due fazioni, forse loro potranno decidere le sorti e il futuro di tutti questi popoli. Ma è opportuno iniziare questa storia dall'inizio, quando i due giovani uscirono dai sotterranei e presero un nuovo aspetto. Io sono Daniel, piacere. Sta zitto. Per quanto i loro abiti fossero mutati, i popoli di quelle terre non li consideravano ancora parte delle loro schiere. Perciò, i due giovani furono costretti a cimentarsi in una prova. Ecco dunque che Jacopo e Daniel furono costretti a spalare dello sterco. Basta YouTube! Questo è il nostro vero mestiere, Jacopo. In realtà questi sono tutti i nostri video. Sto raggruppando il canale. Sto impegnando, ma faccio schifo anche questo lavoro. Mi sto appassionando un sacco. I merdello. Diciamo che in quel regno non avevano problemi di stitichezza, ecco. Voilà. Sembrano infinite queste montagnette, non sì. Ti sei accorto? Ah, sicuramente una delle attività meglio riuscite della mia vita. Resto d'Italia. Un attimo, con calma, spalle. Lo sterco fu spostato e i due ragazzi furono accolti infine nelle schiere degli eserciti dell'una e dell'altra fazione e preparati per la battaglia. Parlavano solo attraverso uno strano linguaggio fatto di... Il mio parlava, dava delle indicazioni specifiche in un italiano perfetto, era il tuo che era un... cioè parlava con... Il sole ormai era alto sul campo di battaglia e gli eserciti erano schierati uno di fronte all'altro. Tra loro due eroi, Jacopo e Daniel. Prima di alzare le armi, Jacopo disse: l'importante è partecipare! E Daniel replicò: un saluto battagliano a tutti! Era giunto il momento della battaglia. A un certo punto sono inciampato e quindi ho detto: se fossi stato nel Medioevo sarei morto dopo 3 minuti. In tutte queste storie il vero vincitore è sempre solo uno. Ed è dunque giunto il momento di capire e definire chi dei due è il vero eroe di questa storia. Non pensavo di dover affrontare proprio te, il mio migliore amico. Adesso piango. Non ci sto capendo niente, però combatterò con tutte le mie forze! Le regole erano molto semplici. Il primo a subire 5 colpi cadrà a terra sofferente. Grazie, Ciuchino! È il momento di combattere.
mio peso corporeo sommato alla mia armatura molto pesante rendeva Jacopo molto più agile, quindi ero svantaggiato. Poi altre scuse? Si sa che il mio punto forte è l'agilità, mentre lui è una mucca e attacca come un torello. Io ho usato la tecnica colpire a minchia, cioè dove capitava io picchiavo. Il vincitore è Jacopo. Quando ho vinto mi sono sentito un vero eroe, un vero barbaro. Sensazione bellissima, impagabile, vedere Daniel per terra come un sacco di patate. Comunque anche qua, sfida da uomini, vince ancora Jacopo. Posso dire una cosa? Che qua distrutta, hai vinto 5-4, non è che hai stravinto. Oh, che palle, comunque vinto. Aperitivi gratis per tutti. Vacanze tutto l'anno. Spogliazio, dai raga, c'è stato un miante rito della spogliazio che mi è andato tipo questa vestaglia da notte che l'avevamo presa da mia nonna Rosa. Ho detto ecco un'altra volta che non mi vestono da donna. Giustamente io ho richiesto un po' di donne e me ne sono arrivate diverse. Diventare re è stata un'esperienza meravigliosa, soprattutto sedersi sul trono con le donne che mi massaggiavano, un'esperienza fighissima. Sì vabbè, tanto è una revocazione medievale, non è la realtà, quindi cosa c'entra? Comunque le donne mi massaggiavano sì, veramente. L'hai aggiunto su Facebook? Certo, cioè, non c'è stato contatto? Sì, su Facebook del Medioevo le aggiunte. Ho mangiato un po' di uva, sono andato a spalare un po' di sterco. Penitenza! Penitenza! L'impatto, quel... è stato... è stato fighissimo, ragazzi. Io ti odio! Stamattina sono uscito pensando di andare in una spa a fare l'idromassaggio, i fanghi, e l'idromassaggio non l'ho fatto ma i fanghi sì. In questo momento qua è tutto molto bello e divertente, è bello avere anche una telecamera a cui parlare, però io preferirei andare perché comunque il Medioevo, ragazzi, è molto molto interessante. Tutta l'avventura è stata veramente una meravigliosa esperienza da veri eroi e siamo veramente orgogliosi di averne partecipato. Per un giorno ci siamo sentiti dei veri eroi medievali ed è stata una figata. Un saluto Pantegliano a tutti! Non ho più la voce, ma vai via! Ma vai via! Donne? No, grazie. What?